Ci avviciniamo alle feste natalizie, quindi al periodo di Natale. Tra le varie piante, insomma, simbolo del Natale di queste festività, come quelle da reciso più comuni come il vischio, l'agrifoglio, i rami di abete, è sicuramente la stella di Natale. Questa pianta non è originaria dell'Europa, ma bensì del Messico, quindi delle zone del Centro America. Il nome scientifico è Euphorbia pulcherrima. Euphorbia quindi ricorda appunto la famiglia delle Euphorbiacee, che è una famiglia vastissima, tra le quali ci sono molte piante anche europee e anche alcune piante che molto simili ai cactus. Una caratteristica che le accomuna tutte è quella sicuramente di avere il classico lattice bianco che viene prodotto quando si spezza magari una foglia piuttosto che un rametto. Questo lattice che contengono le foglie e i rami di queste piante una volta fuoriuscito è un lattice leggermente tossico, a seconda poi delle specie può essere più o meno tossico. Comunque conviene di sicuro non mangiare le foglie e anche tenerla magari lontano, a portata magari di bambini e anche di animali che possono, magari i classici animali di casa, che possono o mangiarle per sbaglio o semplicemente anche rosicchiarle o giocarci. I luoghi di origine, ovviamente, quindi parlando di Messico e Centro America, sono abbastanza luoghi con temperature miti d'inverno, però necessita comunque di una temperatura che non vada troppo in alto. Per la manutenzione ottimale di questa pianta in casa, effettivamente conviene tenerla lontano sicuramente da fonti di calore come possono essere i termosifoni, oppure anche in zone troppo fredde magari, quindi magari le scale e soprattutto le correnti d'aria possono influenzare molto la salute della pianta. È una pianta tutto sommato robusta, quindi non patisce molto, però bisogna cercare, come molto spesso nelle piante d'alloggio, di mantenere il suo clima e la sua temperatura, il suo ambiente costante. Non ama troppo la luce diretta del sole, anzi è meglio un posto semi-ombreggiato o comunque con un minimo di luminosità, ma non la luce diretta, e poi lasciarla lì il più possibile, quindi evitare di spostarla molto. Infatti è una pianta che si regala sì a Natale, però è una pianta che può durare tranquillamente tutto l'anno e adornare poi la casa, far parte delle piante di casa da interno, chiaramente, tutto l'anno. D'estate si può mettere sul balcone, sempre avendo cura di non metterla esposta direttamente ai raggi del sole. È una pianta che cresce, è una pianta arbustiva, quindi nei luoghi di origine è una pianta che arriva fino a 2 metri ed è così come la vediamo, quindi con queste foglie verdi e queste foglie rosse, perché queste foglie rosse che sembrano fiori sono in realtà appunto delle bratte. I fiori veri e propri di questa pianta sono in realtà dei fiori molto piccoli, sul giallognolo, non si notano quasi, e quello che notiamo di più è sicuramente la parte quindi rossa delle foglie, che in realtà è la parte che diventa rossa in concomitanza con la fioritura. Se teniamo questa pianta tutto l'anno, da settembre in poi, se vogliamo che inizi a fiorire, quindi diventi rossa e prenda poi colore per l'inverno, dobbiamo aumentare le ore di buio. È una pianta molto bella e si può tenere tutto l'anno senza doverla poi necessariamente buttarla o farla morire appena dopo le feste.